Presidente Sebastiani, allora il nuovo anno è iniziato con una vittoria benaugurante, meritata, non è stata una partita semplice come nessuna in questo campionato, però contava vincere. Sì, contava vincere, contava iniziare col piede giusto, non è stata una partita semplice perché, l'avevo detto in settimana, il Monte Marche è una bella squadra, gioca a calcio e ti fa giocare, quindi è stata anche una partita bella perché si è vista una bella gara da tutte e due le parti. Ci siamo un po' complicati la vita come al solito perché i due gol che abbiamo preso onestamente si potevano tranquillamente evitare, però bella partita, bei segnali anche soprattutto da Carlo De Rizzo che è appena arrivato, che non giocava da un po' di tempo, invece ha fatto una grandissima partita, soprattutto nel secondo tempo. E poi tante note positive, Ferrari in primis, ma anche Nicola Rauti, ma tutti, una squadra che ha voluto cominciare col piede giusto e speriamo che il 2022 sia veramente un anno diverso. Pescara, Presidente, questo è il Pescara dei giovani, Pescara che sta facendo ottimi risultati, insomma la linea verde sta dando i frutti sperati. Poi a proposito, il minutaggio è una cosa decisa dalla società o, come diceva Auteri, gioca chi merita? Ma intanto bisogna fare chiarezza sul minutaggio, perché il minutaggio noi quest'anno non l'abbiamo mai fatto sostanzialmente, perché non basta far giocare tre giocatori e se non giocano tutta la partita o se non fanno tre giocatori più un altro che entra e fa 10-15 minuti non prendi nessun minutaggio. E la linea giovane è invece una cosa diversa dal minutaggio, perché noi vogliamo che ci sia un ringiovanimento della squadra e siccome abbiamo dei giovani bravi è giusto che giochino. Presidente, con questa vittoria Pescara si è portato a 5 punti dal terzo posto, in questo momento l'obiettivo è questo, la terza piazza. Ma no, l'obiettivo è giochiamoci le partite, cerchiamo di fare il meglio sempre, poi quando alla fine vedremo dove saremo, ma non è che dobbiamo guardare né davanti né dietro, non dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo sempre entrare in campo con la giusta concentrazione, non abbassare mai la guardia, perché come hai visto oggi, e poi alla fine come sbagli qualcosa, come ti rilassi un attimo, gli altri ti castigano, quindi abbiamo riaperto una partita che fondamentalmente è stata sempre chiusa. Al di là del rigore, di quella disattenzione sul secondo gol, credo che Sorrentino, al di là di qualche uscita, non abbia ricevuto nemmeno un tiro in porto, per cui ci dobbiamo essere noi attenti, perché se giochiamo con la giusta attenzione credo che questa squadra se la possa giocare contro tutti. Presidente, parliamo anche della società, perché insomma si continua a sentire, a scrivere e a parlare insomma di questa imminente, più che imminente cessione del Pescara. C'è una possibilità che il Pescara possa diventare arabo, se mi permette la battuta? A me mi viene da sorridere, perché come diceva Galeone, non so se ve lo ricordate, Pescara è un film veramente, è la città che è un film, è tutto quello che gira intorno che è un film. Io magari qualcuno di questi che già sa chi ho venduto, chi sono gli interlocutori, me li facesse conoscere, che magari ci tratto, perché se uno può comprare il Pescara senza trattare con me, e allora siamo veramente al paradosso. Però insomma una trattativa c'è ed è anche sì, piuttosto avviata. Sì, ma la trattativa che c'è ce l'ho io, non ce l'ha né questo o quell'altro giornalista, no, né questo o quell'altra persona di Pescara. Se io tengo tutto nel massimo riservo è perché comunque sia sto trattando con delle persone che non hanno bisogno certamente di pubblicità, che quando sarà il momento, se riusciremo a chiudere questa operazione, avranno un volto e si presenteranno. La nuova possibile proprietà sarà straniera però, Presidente, questo ce lo può dire? Beh, se conoscete qualche italiano che oggi vuole investire nel calcio, fatemelo conoscere pure a me, perché per quello che è il calcio oggi in Italia, soprattutto per come vengono trattati poi i dirigenti del calcio in Italia, credo che poca gente abbia voglia di mettere il muso fuori. Per chiudere, i tempi di questa eventuale fumata bianca, Presidente? Ma non c'è un tempo, perché il Pescara va avanti comunque, come ho sempre detto, mi sembra che nessuno mai si sia lamentato di qualcosa nei confronti di questa società, per cui quando arriverà il momento, se sarà fra un mese, fra due giorni o fra due mesi, chi arriverà sarà accolto benissimo, perlomeno dal sottoscritto. Poi ripeto,
è l'unica cosa che mi preme e alla quale tengo, che chi arriva a Pescara deve avere un progetto in mente, perché non è che io lascio il Pescara per farlo chiudere fra un anno. L'ultimissima, il mercato, Presidente, ci sono novità in entrata ma anche in uscita, e mi riferisco a Galano, a Rizzo e a Marilungo? No, non c'è nessuna novità, perché se non escono i giocatori che devono uscire, noi stiamo bene così.